Giustino Angeloni è il nuovo presidente del CDA del Teatro Marrucino. Angeloni, possiamo dire un ritorno al passato? Grazie, sì. Un ritorno al passato, prima di tutto perché è un ritorno per me, che sono stato molto tempo fuori da Chieti. Al passato perché intendo rivalorizzare, nella mia presidenza, se ci riesco ovviamente, tutto ciò che il Teatro Marrucino era nella storia e nella vita di tutti i giorni di Chieti. Il concetto secondo cui al teatro si va soltanto per vedere l'opera lirica bellissima, che in ogni caso faremo, o l'attore di grido che viene a recitare, deve essere sfatato. Questo è un monumento, vero, ma a disposizione della città e di tutte quante le sue esigenze. Bisogna, come si suol dire qui da noi in Abruzzo, farsi camminare la testa, perché la verità è che i fondi ci sarebbero. Ci sono i fondi nazionali, ci sono fondi europei, ci sono fondi anche addirittura extraeuropei che fondazioni americane, per esempio, mettono a disposizione. Bisogna essere molto bravi ad intercettarli e bisogna essere bravi nella progettazione di tutte quante le attività che si vogliono fare e poi soprattutto nella loro rendicontazione. Se diventeremo bravi in questo, i fondi non mancheranno. Parte una nuova era per il Teatro Marrucino, si punta ad un ulteriore rilancio della struttura, ma si guarda anche alla riapertura del Supercinema. Programmi ambiziosi. Assolutamente sì, si lavora, sicuramente si lavorerà nel solco di quanto già fatto in questi anni, ottimamente alla scorsa consiliatura, e quindi il mio ringraziamento e il mio saluto anche al presidente uscente Sicari. Dicevo, sicuramente si ambisce un'ulteriore affermazione di questo teatro a livello nazionale. Ricordiamo, un teatro lirico, l'unico teatro lirico d'Abruzzo, teatro di tradizione tra i pochissimi italiani a livello nazionale, anche puntando come cabina di regia per questa deputazione al Supercinema, alla Civitella per una programmazione estiva, insomma progetti molto ambiziosi.